Dopo averci deliziato per oltre 10 anni, Marco Pantani il 14 febbraio del 2004 ci ha lasciato. Questa è la terza edizione del Memorial Pantani. Fino all'anno scorso era un criterium, una corsa breve con pochi iscritti. Da quest'anno, sempre con l'organizzazione del gruppo sportivo Emilia, diretto da Adriano Amici, questa gara ha assunto un livello internazionale. Ci sono 17 formazioni presenti con 108 corridori al via. Daniele Bennati, Enrico Franzoi, Figueras e Ballan con Righi fanno parte della Lampre Fondital. C'è un'altra squadra Pro Tour, la Milleram, con il rientro alle corse di Mirko Celestino, Giovanni Visconti, Alberto Ongarato, Fabio Sabatini e Marco Velo. E poi abbiamo visto gli atleti della Panaria con Selle, Mazzanti e Baliani, reduci dal Giro d'Italia, e c'è anche il messicano Julio Alberto Perez Quapio. Con Davide Cassani poi vi parleremo di altri personaggi di un certo livello, illustri, presenti a questo Memorial Pantani. Questa è una gara vera, ma ha un significato morale e di ricordo assolutamente di rilievo. Voluta dal Panathlon Club di Cesena nella persona di Dionigi Davide, da criterium è diventata gara internazionale. Buon pomeriggio anche da parte mia. Intanto vediamo il papà di Marco Pantani, qui intanto altri corridori alle firme. Sì, lo scorso anno, 2 anni fa, era un incontriamoci, un modo per ricordare Marco Pantani. Oggi invece è una corsa vera, inserita nel calendario dell'Unione Ciclistica Internazionale. Vediamo qui il presidente della federazione regionale, Celestino Salami, il papà di Marco. Con il cappellino bianco c'è Pino Buda della Sidermec, grande appassionato di ciclismo, e finalmente c'è la dedica su questo monumento creato dalla judoka, ora artista, Emanuela Pierantozzi. Siamo sul lungomare di Cesenatico. Per tutti coloro che volessero vedere ed ammirare questo monumento, si rechino proprio a Cesenatico e potranno ammirarlo. Tra l'altro è stato aperto anche da pochi giorni il museo dedicato a Marco Pantani. Immagini di stamani, poco prima del via, il momento del ricordo. La gara si snoda quasi interamente nella provincia di Forlì Cesena, ci saranno ben 5 salite, 3 gran premi della montagna, e queste sono le immagini di Marco Pantani. Era il 1998, una delle sue imprese più significative, la vittoria a Plan di Monte Campione quando staccò Pavel Tonkov. Ferdinando Pantani, detto Paolo, il papà. 108 al via, 17 le squadre rappresentate, Davide. Sì, ci sono, come tu hai detto, diversi campioni, ci sono corridori che sono qui alla ricerca di una vittoria prestigiosa, la partenza data proprio dal papà di Marco alle 11:15. Il primo tratto è completamente pianeggiante, si attraversa Cervia, Milano Marittima, e poi, lo vedremo, una strada molto molto particolare. Oltre a Ferdinando Pantani, Maurizio Menghi, sindaco di Cesenatico, presente anche Giordano Conti, il sindaco di Cesena, che premierà il vincitore. Anche Vittorio Savini, presidente del club Magico Pantani. Tutti assieme per ricordare, per non dimenticare quella persona che ha fatto sognare milioni di italiani. Questo non è un intruso, è un componente dell'esercito militare, proprio perché, come vi dicevo prima, dopo pochi chilometri la corsa entra in una strada particolare, molto particolare. Si entra nell'aeroporto militare di Pisignano di Cervia. E al settimo chilometro li vediamo i primi due attaccanti. Si tratta di Enrico Franzoi, già campione del mondo di ciclocross, e Bonfanti, Cristian Bonfanti, un giovane bergamasco di Ponteranica che fa parte della squadra Androni. Ecco gli F-104, aerei da caccia, da combattimento. Da questo aeroporto di Pisignano sono partiti tanti nostri aerei alla volta della ex Jugoslavia, del Kosovo.
un centro militare di importanza, di rilievo. Esatto, intanto vedete che dietro al duo che si è formato c'è Bagara, eccolo qua, gli F-104, gli F-16, aerei militari, aerei da caccia. La partenza è stata subito velocissima, nella prima ora sono stati percorsi quasi 44 km all'ora. Franzoi e Bonfanti, dunque dal settimo chilometro, poi al loro inseguimento due cechi rappresentanti della Repubblica Ceca, Kirzaki e Soukup, che fanno parte della squadra Nivod Beton Express. Abbiamo visto Franco Ballerini con Franco Vita, Franco Ballerini commissario tecnico della Nazionale di Ciclismo, e c'è Beppe Martinelli che va a dare consigli a Enrico Franzoi. L'ultima volta che avevamo visto personalmente all'opera Franzoi fu alla Parigi-Roubaix. Ottimo ciclocrossista, come vi abbiamo già detto, già campione del mondo tra gli under 23, un fuori classe sullo sterrato, sulla strada dissestata, sul pavé. Il suo sogno è proprio la classica delle pietre. Fino alla foresta di Arenberg era rimasto con i migliori, addirittura quinto transitò alla foresta di Arenberg, ma concluse in 56esima posizione, finì proprio la benzina nel tratto finale. È molto giovane. È il miglior esponente del nostro ciclocross, quest'anno più volte sul podio in gare di Coppa del Mondo, settimo al mondiale in Olanda. Qui siamo sul primo passaggio, sul Gran Premio della Montagna di Sogliano alla Rubicone. È una salita di 4 km, percorsa anche un paio di anni fa al Giro d'Italia, nella tappa di Cesena, vinta da Emanuele Sella. Di qui si transitò anche l'anno scorso durante il Criterium Marco Pantani, vinto poi da Gilberto Simoni, mentre la prima edizione nel 2004 andò a Damiano Cunego, che trionfò proprio a Cesena con la maglia rosa. Due i passaggi odierni a Sogliano su Rubicone. Il primo ha visto il passaggio di Bonfanti davanti a Franzoi, il secondo Franzoi davanti a Bonfanti. Il gruppo inseguiva tra i 6 minuti e mezzo e i 5 minuti, ma cosa è successo? Dopo la discesa verso Calisese, Franzoi è riuscito sì a staccare Bonfanti, ma è caduto nella discesa di Ponte delle Abbadesse, quindi il gruppo si è ricompattato ed è partito all'inseguimento, anzi è partito in fuga questo corridore. Si tratta di Pitgor. Con le nostre immagini non abbiamo potuto farvi vedere il momento della caduta di Franzoi. Fatto sta che Enrico Franzoi è rimasto all'attacco per 115 chilometri e poi ci ha provato in contropiede Pitgorni. E siamo al passaggio proprio qui sul traguardo, mancano poco più di 35 chilometri all'arrivo. Il vantaggio è abbastanza consistente da parte del corridore dell'Atenax Salmilano. Dietro vedete c'è un corridore, mi sembra Zolt, corridore, eccolo qui, il ritardo 2 minuti e 22 secondi, ma dietro ci sono gli uomini della Milram con Marco Velo che è rientrato alle gare dopo l'incidente per la caduta in Germania, rottura della clavicola. Vedete, gruppo compatto composto da una settantina di corridori con un ritardo di 2 minuti e 35 secondi. Adesso i corridori devono affrontare un'altra salita abbastanza difficile, una salita che è posta a 25 km dal traguardo. L'anno scorso il traguardo era fissato a Madonna del Monte, quest'anno Adriano Amici ha voluto l'arrivo davanti all'ippodromo del Savio e, ironia della sorte, ci troviamo in via Fausto Coppi a Cesena, quindi dalla via del Campionissimo si ricorda Marco Pantani. Siamo sulla salita finale. Sempre Pitgorni, ma il suo vantaggio a questo punto è leggermente superiore al minuto, minuto e 20. Eccolo qua, Pitgorni nella salita di Montevecchio. In cima c'è tra l'altro la stele di Marco Pantani, una bellissima fotografia. Difatti in quel punto, proprio dove c'è il Gran Premio della Montagna, c'è anche un cartello con scritto Cima Panta. Dopo un chilometro di salita parte all'inseguimento Luca Mazzanti, che come avete visto ha raggiunto e superato Jonsa, quindi adesso abbiamo Pitgorni con un vantaggio di un minuto su Luca Mazzanti. Salita di Montevecchio, dunque Luca Mazzanti, reduce dal Giro d'Italia, atleta bolognese, già convocato in nazionale, gran prova la sua Passo Lanciano,
proprio al Giro d'Italia, primo arrivo in quota, non ha perso lo smalto e oggi vorrebbe conquistare questa prova. Ma Pete Gorni non molla, molto bravo questo ragazzo, voluto da Fabio Bornonali nella propria formazione, è un ucraino, Pete Gorni ha 29 anni e risiede a Novi Ligure. Vi abbiamo parlato di Fausto Coppi, dei campionissimi di Novi Ligure, o meglio di Castellania, era Fausto Coppi e anche il primo campionissimo della storia, ovvero Costante Girardengo. Ebbene, Pete Gorni risiede con la moglie Victoria proprio a Novi Ligure. Intanto si assottiglia il margine dell'ucraino, Mazzanti è segnalato a 50 secondi. Le caratteristiche di questa salita, Davide, che tu la conosci molto bene. I primi 3 chilometri sono molto difficili, le pendenze sfiorano il 14%, l'ultimo chilometro e mezzo è un po' più facile. Io mi ricordo 6 o 7 anni fa, mi ricordo che stavo salendo qui abbastanza regolare, ad un certo punto mi raggiunse Marco, andava su con il 53, stava giocando, mi ricordo che mi riprese e mi aspettò e cominciammo a parlare, ancora Marco, era ancora un Pantani molto bello, sorridente, tranquillo. E appunto questa salita mi porta alla mente quella scalata che facemmo insieme. Corridore Tenax, si tratta di Giovanni Visconti, questo siciliano, già campione europeo, campione italiano tra gli under 23, grande promessa del nostro ciclismo. Dunque alle spalle di Pete Gorni troviamo Luca Mazzanti ed è uscito dal drappello anche Visconti. Tanto sta arrivando anche, mi sembra, Cannone, Donato Cannone, corridore pugliese, corridore che non ha fatto granché, un neoprofessionista, però mi sembra che stia salendo molto bene, anche se dietro, vedete, ci sono i corridori della Lampre Fondital con Figueras che sta pilotando Bennati. Vedete, Figueras che in questo momento ha raggiunto Visconti, ha raggiunto Cannone, c'è ancora Mazzanti là davanti e ancora più avanti ancora Pete Gorni. Giuliano Figueras con il dorsale 4, numero 1 invece per Bennati. C'è anche Mirko Celestino, bravo Mirko, quest'anno per lui una frattura della clavicola alla Parigi-Nizza, quindi dovete saltare tutte le gare di primavera. Continua l'azione di Pete Gorni, 30 secondi non di più il suo vantaggio, è in avanscoperta da 45 chilometri il 29enne ucraino della Tenax. Dunque si è formato questo drappello con Bennati, Figueras, Celestino, Visconti, c'è anche Spadi corridore della Ceramica Flaminia, c'è Ermeti, Bertolini, Giunti, Scatolin, Tim Jones e Donato Cannone. Io ho un ricordo di un Cannone nel ciclismo, Sabino Cannone, buon seigiornista, in salita proprio non andava, ma non sono parenti. Quindi Sabino Cannone e Donato Cannone non hanno alcuna parentela, uno è milanese, l'altro, quello che è in corsa oggi, viene dalla Puglia. Gran Premio della Montagna, proprio lì sulla destra vedete quella roccia con la stele di Marco Pantani, questa salita chiamata Cima Panta. Adesso c'è un tratto in discesa, ma non è molto lungo perché ci sono ancora un po' di strappetti prima del traguardo. Adesso un po' in difficoltà Mazzanti, ma sta recuperando Luca Mazzanti, il ritardo è inferiore al minuto in punta di sella. Questo ragazzo che, come tu hai detto, era partito alla grande al Giro d'Italia, arrivando terzo nella tappa di Saltara, quinto sul passo Lanciano, dopo si era un po' perso, però questi giorni di riposo gli hanno dato la possibilità di ritrovare quello smalto che potrebbero dargli la possibilità di vincere, non dico in casa sua, ma a casa, nella sua regione, lui essendo di Bologna. Mi ha conosciuto molto bene, soprattutto nel 2002, Mazzanti, Marco Pantani, erano in squadra assieme alla Mercatone 1. Transita con un ritardo di 30 secondi da Pete Gorni, Luca Mazzanti. Vediamo se la nostra motocicletta rallenta. Il drappello con Bennati e Figueras è lì a un
15-20 secondi da Mazzanti, quindi qualcuno potrebbe rientrare in discesa. È Celestino, eccolo qua, Celestino in testa al gruppo degli inseguitori, comincia la discesa, adesso mancano circa 20 km al traguardo, adesso di chilometri ne mancano 15, siamo nel tratto in discesa, resa ancora più difficile da una leggera pioggerella, vedete l'attenzione di Luca Mazzanti, adesso c'è questa curva sulla destra, massima attenzione, vedete l'asfalto bagnato, crea qualche problema, problema che, come vi abbiamo detto in precedenza, ha avuto Franzoi, che è scivolato. Oltre a Franzoi c'è stata anche una caduta da registrare, Duma con De Gasperi sono finiti a terra, sempre nella discesa di Ponte delle Abbadesse hanno dovuto ritirarsi, in precedenza hanno abbandonato questa corsa Missaglia, Gasperoni, Borghi e il giovane Pagotto. In gara ci sono anche Codol della Tenax, che ha recentemente ottenuto un buon piazzamento all'estero, poi Sergio Barbero, poi Agnoli, Ratti e Sestili della Naturino, c'è Luca Solari dell'Androni, c'è Bielo Washix della Immobiliare CB e c'è Tim Jones della Amore Vita McDonald. Tim Jones, che ricordo vincitore di un giro dell'Etna alcuni anni fa, ottimo scalatore, poi ha avuto diversi problemi, insomma, però adesso sembra che li abbia risolti. Tanto abbiamo visto un Pitgorni in difficoltà, traiettoria completamente sbagliata, vediamo adesso Mazzanti, la stessa curva, mi sembra che la sua traiettoria sia decisamente migliore, difatti vedete è riuscito a tagliarla molto bene, a differenza di Pitgorni che invece è rientrato troppo presto. Adesso la strada è un po' più agevole, sì ci sono delle curve ma sono un po' più veloci, sta guadagnando Luca Mazzanti, ma attenzione perché dal gruppetto inseguitore ci segnala Radio Corsa che è uscito Daniele Bennati, quindi in discesa Bennati tutto solo sta andando all'inseguimento di Luca Mazzanti. Pensavamo, visto il transito sul Gran Premio della Montagna, che potesse provarci Mirko Celestino, uno degli ottimi e dei migliori discesisti in circolazione, bene, invece la differenza la sta facendo Daniele Bennati. Tutto questo ci viene segnalato da Radio Corsa nella persona di Sergio Mometti, quindi la situazione quando sta per terminare la discesa di Ponte delle Abbadesse, che poi porterà i corridori qui a Cesena in via Fausto Coppi, vede Pitgorni con 15 secondi di vantaggio su Luca Mazzanti, a 25 secondi troviamo proprio Daniele Bennati, a 35-37 secondi il resto del gruppetto con Mirko Celestino, con Visconti, con Bertolini, con Jones, con Scattolini e con Donato Cannone. Eccolo qua Luca Mazzanti, quest'anno vincitore di una tappa al Giro del Trentino, qui adesso siamo su Pitgorni, terzi in una tappa del Trentino, siamo tornati su Luca Mazzanti, quest'anno tanti piazzamenti, a parte la vittoria nella prima tappa del Trentino, il secondo posto nella classifica finale dietro al nostro Damiano Cunego, poi altri risultati come il secondo posto sempre al Giro dell'Appennino. Sta perdendo qualcosa, lungo rapporto per il corridore ucraino, vedete, massimo rapporto per lui. Consideriamo che si gareggia su una distanza impegnativa, siamo al limite dei 180 km e da 50 km abbondanti è tutto solo al comando Pitgorni. Si pensava che dovesse cedere da un momento all'altro sulla salita di Montevecchio, questo non è successo, a testimonianza dell'ottima condizione e della discreta classe di Pitgorni, ucraino di 29 anni. Vediamo intanto che... Eccolo là. Sullo sfondo sta arrivando Bennati, eccolo, è proprio lui, c'è sì. L'ammiraglia e dietro c'è Bennati. Quindi 150 metri il ritardo di Bennati che sta recuperando nei confronti di Luca Mazzanti e Luca Mazzanti sta recuperando nei confronti di Pitgorni, quindi tra un po' potremmo avere tre uomini al comando, però attenzione perché il gruppo, il gruppetto inseguitore è lì a 25-30 secondi. Potrebbero ancora rimescolarsi le carte, intanto apprezziamo l'azione in salita di Luca Mazzanti, la resistenza là in testa di Pitgorni e il coraggio con cui Bennati, che ha avuto tanti guai di carattere fisico all'inizio della stagione, prima della Milano-Sanremo una broncopolmonite, un mese e mezzo lontano dalle gare, lui che aveva puntato buona parte del 2006 proprio sulle classiche del nord, partendo dalla Riviera Ligure, dalla Milano-Sanremo, ebbene ha dovuto saltare tutte queste gare Bennati proprio causa una broncopolmonite. Siamo vicini ormai
alla zona in cui il nostro regista Nazareno Balani ha posto le telecamere fisse. Sono sempre più vicini i tre. Prova a rilanciare Ruslan Pitgorny. Ma ormai Mazzanti è lì a pochi secondi. Eh sì, Mazzanti, ci informa Radio Corsa che Mazzanti è stato raggiunto da Daniele Bennati. Parlavi di Bennati, e sì, è stato veramente sfortunato. Nonostante ciò, quest'anno è riuscito a vincere una tappa alla Vuelta Valenciana, è riuscito a vincere una tappa al Giro del Trentino dopo la broncopolmonite e recentemente ha vinto l'ultima tappa del Giro di Catalogna, corsa della Pro Tour. Attenzione perché Pitgorny sta per essere ripreso, siamo ormai nella città di Cesena, mancano pochi chilometri al traguardo. Ancora 6 o 7 chilometri dovrebbero mancare al traguardo in questo momento. Ruslan Pitgorny, vedete adesso la sua azione si fa un po' debole, prova a rilanciare in questo tratto in salita, ancora non si vede Mazzanti là dietro, ma ripetiamo, il vantaggio dell'ucraino è inferiore ai 10 secondi ed è all'attacco da oltre 50 chilometri. Uno dei tanti ragazzi dell'Est che ha cercato fortuna nel nostro paese. Oggi a bordo dell'ammiraglia Tenax c'è Flavio Miozzo, direttore sportivo di vecchia data, colui che riportò alle corse con successo Gilberto Simoni nella formazione Ballan. A proposito, c'è anche Alessandro Ballan oggi in corsa, uno dei migliori esponenti al nord nelle classiche sul pavé del nostro ciclismo, protagonista anche alla Milano-Sanremo, lo rivedremo al Tour de France. Eccolo qua, intanto Bennati che ha raggiunto Mazzanti. Bellissima l'azione, benissima la rincorsa di Daniele Bennati, quindi adesso siamo con Mazzanti e Bennati che hanno pochi secondi di ritardo nei confronti di Pitgorny. Oh, ma sta resistendo alla grande Pitgorny, eh. È molto bravo, vediamo dietro, dietro non c'è più nessuno, quindi adesso la corsa se la giocano questi tre corridori, adesso andremo a vedere se Bennati e Mazzanti riusciranno a riprendere Ruslan Pitgorny. Siamo ormai nell'ultimo tratto in discesa con Bennati che disegna le curve molto meglio rispetto a Luca Mazzanti. Sarebbero stati sufficienti 20-25 secondi in più a Pitgorny, sbaglia le curve. Tutto. Qui ha sbagliato completamente la curva, si è anche impaurito. Vedete invece la sicurezza, la tranquillità di Daniele Bennati. Fa un po' fatica Mazzanti a tenere la ruota, molto bravo invece Bennati. Vedete le traiettorie, è riuscito a chiudere molto bene la curva, adesso la riapre e adesso di nuovo siamo sul Pitgorny. Questa curva l'ha fatta meglio. Consideriamo che dalla cima di Montevecchio, prima di arrivare a Cesena, bisognava passare per Sorrivoli, là dove c'è il celebre muro, dove si è passati 2 anni fa nella tappa che poi sarebbe arrivata a Cesena con il successo di Emanuele Sella. Poi c'è l'Incordia, è un altro paese che viene toccato, quindi Ponte delle Abbadesse e il traguardo a Cesena, nella zona dell'ippodromo del Savio. Addirittura Bennati sarebbe intenzionato a staccare Mazzanti, ma prima bisogna andare a raggiungere Ruslan Pitgorny. Testa della corsa, è in salita, è forte, in pianura è forte, ma forse il punto debole di Ruslan Pitgorny è proprio la discesa, resa ancora più complicata dall'asfalto che è leggermente bagnato. Vedete anche la nostra telecamera, qualche goccia. Sì, però Davide, quando vedi tre corridori, lui li ha visti tutti e tre finire a terra, perché nel momento in cui è caduto Franzoi, praticamente scattato subito dopo Pitgorny, credo che ci sia anche nell'inconscio il desiderio di tirare i freni, perché sai, d'accordo che il traguardo è vicino, d'accordo che hai ancora un certo vantaggio, ma sai benissimo che se
cadi in una fase del genere, addio, mandi a monte tutto. Beh sì, abbiamo ancora in mente le scene di Mori e Sella nella tappa di Sestri Levante, quindi i corridori probabilmente proprio per questo stanno ancora più attenti. Poi sai, quando c'è l'asfalto così è proprio la situazione peggiore, ci sono tratti asciutti, ci sono tratti bagnati e quindi il manto stradale è molto viscido. Adesso la discesa è finita e siamo nell'abitato di Cesena. Una battuta con il patron di questa corsa, Adriano Amici, 30 secondi per ricordare ai nostri telespettatori l'impegno e la passione con cui portate avanti il Memorial Pantani nel ricordo di un grande campione. Sì, il ricordo di un grande campione naturalmente è quello che è la molla più importante che ci trasina, al di là del fatto che noi l'abbiamo nel sangue questa passione. Qui c'è il valore aggiunto di Marco Pantani, pertanto vedere tanto pubblico sopra le strade ad onorare questo campione, non soltanto pubblico italiano ma anche straniero, è stata una cosa molto soddisfacente. Sono orgoglioso che il Panathon Club di Cesena mi abbia dato questo incarico di poter organizzare questa corsa. Panathon Club diretto nella persona di Dionigio Dionigi, cui va il nostro ringraziamento. Grazie a voi, grazie per quello che state facendo, sono molto contento anche di vedere che i corridori stanno onorando due corridori molto importanti come Bennati e come Luca Mastanti, il nostro bolognese Luca Mastanti, non me ne vogliono, ma essendo bolognese sono particolarmente orgoglioso di vederlo onorare questa corsa con un grande impegno, corsa che, ripeto, è diventata di categoria 1 e 1 quest'anno grazie a Lucie e alla Federazione Ciclistica Italiana. In proposito, visto che oggi è corsa vera, gara internazionale, abbiamo raccolto qualche lamentela per il fatto che ieri ci sono stati dei circuiti, le cosiddette kermesse, cui hanno preso parte nomi importanti del nostro ciclismo, ma questo secondo regolamento sarebbe vietato, o sbaglio? Beh, io mi ricordo che quando correvo, poi mi sono dilettato ad organizzare, mai mi è stato permesso di poter organizzare una corsa alla vigilia di una corsa internazionale di categoria importante come 1-1. Evidentemente questa è la del Pantani, che l'anno scorso era un criterio. Voglio sperare che ci sia la buona fede, che sia stata data questa autorizzazione, non pensando così, è stata una leggerezza, però chiaramente non si deve ripetere. Io parlo sempre anche per essere costruttivo e mai per essere polemico. Cerchiamo che queste cose non si ripetano, perché tre circuiti in una giornata prima di un internazionale credo che sia impossibile poter andare avanti in questa maniera. Intanto ormai lo vedono Mazzanti e Bennati, Pit Gorni aveva una decina di secondi in discesa, beh, non è stato facile portarglieli via, sta reggendo con grande determinazione Ruslan Pitgorni. Ormai la discesa è finita, tratto pianeggiante, qui siamo nella periferia di Cesena, ribadiamo, l'arrivo è posto davanti all'ippodromo del Savio. Non molla, non molla Pitgorni, adesso si sta voltando, quel che sta facendo il massimo sforzo è Bennati, Bennati che è riuscito a riprendere Luca Mastanti, ma come vedete anche Luca Mastanti adesso si è portato al comando, mancano adesso 3 chilometri circa, 3 o 4 chilometri alla conclusione. Beh, o erano sbagliate le informazioni, sì, di Radio Corsa, erano sbagliate prima, perché 10 secondi li aveva praticamente già a celincordia. Dietro si sono dati i cambi regolari, quindi davvero è andato come un treno Pitgorni, ma l'abbiamo visto sbagliare anche qualche curva in discesa, quindi evidentemente le indicazioni non erano precise. Era sui 20-25 secondi e non 10 secondi il vantaggio di Ruslan Pitgorni. Adesso però è davvero limitato il margine di questo atleta ucraino della Tenax. Il gruppo intanto con Celestino, Figueras, Bertolini, Giunti, Scattolin, Jones e Cannone segnalato a una trentina di secondi da Mazzanti e Bennati, quindi potrebbe farcela l'ucraino, potrebbero i due raggiungere Pitgorni, ma comunque sia sarà uno di questi tre a giocarsi il terzo Memorial Pantani. E adesso come vedete solamente 50 metri... È bravissimo Bennati nell'affrontare le curve, Luca Mastanti anche in questo caso ha perso una ventina di metri, ma naturalmente si sta riportando sotto, adesso davanti ai corridori il Ponte Vecchio di Cesena, eccolo qui, leggera salitella e sta finendo proprio in questo momento il tentativo solitario di Ruslan Pitgorni che...
a dire la verità è mancata poco, mamma mia, un cavalcavia diventa uno strappo impossibile per un unico corridore che ha l'attacco da oltre 50 km. Sarebbero stati sufficienti davvero 10-15 secondi in più, perché è andato veramente forte. Dunque sono in tre: Pennati con il numero 1, con il 32 Mazzanti, e poi Ruslan Pitgorni, dorsale 65. Questo è il gruppetto con Celestino e Figueras. Eccolo lì Figueras, c'è anche Bertolini. Ormai siamo in vista dell'ultimo chilometro, è stato veramente un treno Bennati, è stato molto bravo anche Luca Mazzanti, che è stato colui che per primo se n'è andato nella salita di Montevecchio all'inseguimento di Pitgorni. È un peccato non aver seguito con la telecamera, ma ne avevamo solo due in gara e quindi era impossibile. Quello che è riuscito a fare Bennati in discesa, perché dopo il passaggio al Gran Premio della Montagna c'era proprio Celestino lì davanti, e Celestino è un grande discesista, uno dei migliori. Come o ha sbagliato qualche curva, non ci segnalano sia caduto, no. Invece Bennati evidentemente è stato più coraggioso, più determinato del ligure Mirko Celestino. E siamo ormai all'ultimo chilometro, vedete che, attenzione ancora Pitgorni, ancora un attacco del corridore ucraino. È bravo Ruslan, però è Bennati è nettamente il più veloce tra i tre, ed è Bennati che si assume l'incarico di andarlo a riprendere. Non si è arreso Pitgorni, sino... ultimo chilometro per gli inseguitori, quindi appena 500-600 metri per i tre che si giocheranno questo Memorial Pantani. Siamo proprio adesso a fianco dell'ippodromo di Cesena. Sulla carta c'è un corridore nettamente più veloce degli altri, si tratta di Daniele Bennati, che ha vinto tante volate in carriera, ne ha persa una prestigiosissima alla Parigi Tour ad opera di Zabel, parliamo dell'anno scorso. Eccole qua le nostre telecamere dirette da Nazareno Balani. Parte molto lungo ai 300 metri Daniele Bennati, rinuncia praticamente allo sprint Pitgorni, non ha paura di essere rimontato Daniele Bennati, china il capo Mazzanti, ed è una vittoria molto semplice quella di Daniele Bennati. Toscano, viene da Castiglion Fiorentino, c'è presente anche la moglie Chiara qui sul traguardo, felicissima per il successo di Daniele, che ha avuto tanti problemi fisici in questa stagione. Vediamo dunque questo sprint per la quarta piazza. Tanto rivediamo proprio Bennati, che si ritirò dalla Tirreno Adriatico per una broncopolmonite, gli fece perdere tutte le classiche di inizio stagione. Non ne aveva più Mazzanti, è partito lunghissimo Bennati. Eccolo qua, si tratta di Scattolin in ritardo 39 secondi, poi Bertolini, Celestino in sesta posizione, Figueras settimo e Visconti ottavo. Dunque questo l'ordine d'arrivo, una media generale di 38.832, sono stati coperti 177 chilometri in 4 ore e mezzo. Tanto sta arrivando anche Belovosic, altri atleti che si sono staccati sulla salita di Montevecchio, ma da rimarcare, da sottolineare la bellissima prova di Bennati al quarto successo stagionale, molto bravo anche Luca Mazzanti e generosissima la prestazione di Ruslan Pitgorni, raggiunto in pratica agli ultimi due chilometri. C'è anche Jairo Ermeti che vince la volata del terzo gruppetto. E non dimentichiamoci del corridore che ha animato questo Memorial nei primi 100 chilometri, si tratta di Franzoi, era da solo sino alla salita di Saiano e poi in discesa è finito a terra. Dunque un bravo, e speriamo non si sia fatto male, Enrico Franzoi. Rivediamo ancora lo sprint e adesso possiamo proporvi le interviste. Ho visto tra l'altro Ballan felicitarsi con Bennati, Ballan che è riuscito a finire la corsa. Daniele Bennati, sentiremo parlare ancora di questo ragazzo, ha grandi qualità, tiene discretamente in salita, anche salite di 3-4 km, allo sprint è uno dei migliori
quindi dopo Damiano Cunego nel 2004, Gilberto Simoni nel 2005, è stata la volta di Daniele Bennati, un albo d'oro che si fa prestigioso, una corsa che mai avremmo voluto vivere, però questa è la vita anche nei suoi aspetti più tragici e drammatici. Alle spalle di Bennati, gli occhi di Marco Pantani, del pirata, che ha fatto sognare milioni di sportivi e che ha avvicinato al ciclismo anche quelle persone che del ciclismo proprio non ne volevano sapere. Ma Marco è stato grande in questo. Il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Renato Di Rocco, Dionigi sulla sinistra. E Pino Buda, grande amico del ciclismo, sponsor di vecchia data, imprenditore romagnolo. Quarto successo, come vi dicevo, quarto successo stagionale per Bennati. L'ultima vittoria il 21 maggio, nell'ultima tappa del Giro di Catalogna, corsa valida per il Pro Tour. Pro Tour che continua con il Giro del Delfinato, che parte domani, e il Giro della Svizzera, che prenderà il via il 10 giugno. Stanno ormai raggiungendo la nostra postazione sia Mazzanti che Bennati, via le interviste. Dunque, Luca Mazzanti è stato il più attivo sull'ultima salita. Luca, raccontaci questo finale, compresa la volata persa dal nostro Bennati. Sì, c'era l'uomo della Nanatena Xeoma fuori, ho appena presa l'ultima e sono partito forte di una grande condizione data dal giro, e sono andato via solo. Poi scendere mi ha preso lui, che quando l'ho visto e sapendo che è veloce ho detto aia, oggi è persa. Comunque dai, un'altra buona prova, e a sto punto tutto sul campionato italiano. In molti pensavano che tu fossi uscito incalando dal Giro d'Italia, oggi hai dimostrato che non è così. Ma no, incalando, sai, quando chiudi nei primi 20, alla fine per un corridore come me è un buon risultato. È chiaro che nei primi 10 giorni forse avevo illuso anche, però dai, la condizione ancora buona, e a sto punto ci provo al campionato italiano. Bennati, finalmente è arrivato questo successo dopo tanti problemi di salute che hai avuto da marzo in poi. Sì, come oramai di consuetudine tutti gli anni deve capitarmi qualcosa, e comunque vabbè, tutto il male non viene per nuocere. Sicuramente mi dispiace tantissimo perché avevo puntato tutta la mia stagione o gran parte della stagione per le classiche di primavera, purtroppo mi sono saltate. Però ho tenuto duro, ho cercato di prepararmi bene in vista di queste corse, e chiaramente il mio obiettivo rimane il Tour de France, e perché no, vorrei far bene anch'io al campionato italiano, visto che la condizione è in crescendo e è buona. Oggi c'era anche Ballerini, ha detto io a Bennati voglio molto bene, gli ho dato fiducia già anni fa, quindi speriamo possa mantenere la condizione anche in vista del mondiale. Lo ringrazio tantissimo, ho una grande stima nei suoi confronti e lo ringrazio per questi complimenti, e sinceramente non so come sarà il percorso del mondiale, però mi considero comunque un corridore non velocista puro come tanti sostengono, e quindi chissà, se la condizione sarà buona cercherò di conquistare la maglia azzurra. Cosa farai al Tour de France? A caccia di qualche tappa o volate e basta? Ma sicuramente mi butterò, sarò il corridore, la mia squadra, il capitano per le volate, poi chissà, se con il passare delle tappe si sa che al Tour ci sono delle buone occasioni per arrivare in delle fughe anche numerose, quindi proverò sia l'uno che l'altro. Un'ultima cosa, il vostro personale ricordo di Marco Pantani, oggi la corsa era dedicata a lui. Ma guarda, io anche ho corso con lui nel 2002, quindi sono stato accanto, quindi oggi avevo un stimolo grande e penso di avere onorato
il suo nome, ma nel migliore dei modi, insomma. Qui stiamo vedendo una delle tante imprese di Marco Pantani. Bennati, che ricordo hai di lui? Ma guarda, oggi ci tenevo tantissimo a vincere questa corsa, soprattutto per dedicarla a Marco. Io non lo conoscevo personalmente molto bene, però è sempre stato un mio idolo e quindi sono veramente onorato di aver vinto questa corsa in suo onore. Veramente questa vittoria la dedico a lui. Il pirata è nei cuori di tutti coloro che hanno amato questo sport. Noi vi ringraziamo per l'attenzione, ricordandovi l'ordine d'arrivo di questo terzo Memorial Pantani. Ha vinto il toscano Daniele Bennati, secondo Luca Mazzanti, terzo l'ucraino Pete Gorny, autore di una fuga da lontano e ripreso nel finale. Grazie per l'attenzione, linea Roma, buona serata. Aspetta un attimo che...